Ciao a tutte, bentornate sul mio canale. Aiuto, non respiro. Moriremo? No, ce la faremo. Ho un raffreddore che mi sta uccidendo. Ma io sono qua per voi. E sono qua per voi perché mi avete chiesto questo video. Io non lo volevo fare. Perché ho visto che appena è arrivata Kat Von D in Italia, tutti i Kat Von D arrivano in Italia, giustamente, a dire la loro opinione. Quindi io volevo mai passare. Però sono molto felice che vi interessi la mia opinione in merito e quindi vi parlo un po' del marchio, di quello che a me piace e di quello che a me non piace. Vi ho tirato fuori alcune cose che ho comprato l'anno scorso, che adesso non ci sono più, altre cose più vecchie le ho tolte perché è inutile che ve ne parli, ma partiamo un po' da quello che si trova attualmente da Sephora. Quindi ad esempio la Shade and Light Eye Palette, quindi le quattro colori matte, così come la Shade and Light Eye classica, la Maxi. Partiamo da quella più famosa che è la Shade Light Eye. Io ce l'ho da un anno e mezzo, due, insomma, quando è uscita. Vi ricordate, c'è un video molto vecchio dove ve la mostro. Costa 45 euro e sono tutti colori opachi divisi per tre sottotoni, quindi neutro, freddo e caldo. Si sfuma bene? Sì. Mi piace? Sì. Non è tra le mie palette preferite perché comunque io è difficile che faccia un trucco tutto matte, tutto neutro, però comunque è una buona palette. Adesso vi dirò una cosa un po' stupida, lo so, però è questa. O no, è l'altra. Beh, comunque vi dico la verità, non è molto il mio gusto, questo stile un po' gothic, un po' tattoo, un po' dark. Alcuni nomi di ombretti proprio mi fanno non lo so, mi lasciano un po' così, no? Tipo Succubus, Lazarus, cioè sono un po' così, un po'. Però comunque la qualità è buona. Di queste due vi devo dire una cosa. Allora, una me l'ha regalata la mia mamma, che è la Sage, che è quella sul verde, e io invece ho comprato la Plum. Il concept è lo stesso, piccole bare, cioè scusatemi, no, questa non è una piccola bara. È bara i portapennelli, sono delle piccole bare con quattro colori e uno specchio in tono di cromia, quindi per realizzare un trucco completo. Adesso ve le apro tutte e due così le mettiamo a paragone. Che cosa c'è che ho da dire su queste palette? Ora ve lo dico, in particolar modo sulla Plum. Se io li utilizzo queste polveri da sfumatura, perfetto, si sfumano che è una meraviglia, ma se io devo lavorare il pigmento, specialmente i pigmenti scuri di queste piccole, col pat, cioè pa appoggio il colore e voglio stratificarlo, tende a me a rimanermi un po' a macchie, cioè il colore non catalizza bene sull'occhio. Preferisco la resa del pigmento in sfumatura che in stratificazione a patting. Quindi se io cerco di questa palette, io mi immagino subito un degradé, no? Che va dal chiaro all'oscuro, ok? E ad esempio, ovviamente, devo strutturare il pigmento, il payoff sulla palpebra. Quando cerco di appoggiarlo, in alcune zone aderisce, in altre no. E la resa del trucco non è mai come la vorrei io. Non viene uno schifo, non è una palette che non mi piace. Però questa difficoltà non l'ho riscontrata con altri marchi, a onor del vero. Quindi, per me è un nì. Anche se dovrebbero essere, credo, la stessa cosa, preferisco la qualità di queste polveri. Ho riscontrato molto meno difficoltà nell'applicazione, anche appoggiando semplicemente pressando il colore. Sicuramente, secondo me, un prodotto invece da avere del marchio, bellissimi, sono i Metal Crush, quindi i suoi pigmenti pressati metallici. Io ne possiedo due più la palette che poi faccio vedere. Sicuramente il più famoso, il più chiacchierato e quello che propongono anche come illuminante viso è Thunderstruck, che mi sono fatta prendere da una di voi negli Stati Uniti ed è meraviglioso. Cioè, su questo non c'è niente da dire, è di una bellezza. Sono 2,8 grammi di prodotto di luce pura. Guardate che roba. Ha una base oro, una base oro chiaro gold con riflesso oro rosa. Non ha spessore, non ha struttura, è solo luce. Cioè è bellissimo sul viso, è bellissimo sugli occhi, è stratificabile fino a non posso più. Così come è stupendo, secondo me, Electric Warrior, che è invece un verde acido, sicuramente meno sfruttabile di Thunderstruck, però, cioè, guardate qua. Se avete voglia di un pop di colore super wow con dei marroni caldi o all'angolo interno, bellissimo. Durata sugli occhi di questi eccezionale, payoff stupendo, trito di polvere bellissima, niente da dire.
Veniamo alla mia bambina, anche questa me l'ha portata una di voi dagli Stati Uniti che gliel'avevo chiesta, una palette stupenda. Ci sono alcune voci che dicono che arriverà in Italia, altre che dicono che non arriverà, quindi non mi ci voglio soffermare troppo, perché è inutile dire, ah, guardate, io ce l'ho, sgolosate, non si trova. No, quindi velocemente, se poi arrivasse davvero in Italia vi farò un video dedicato perché questa merita. Innanzitutto è la palette più grande che possiedo, è la Metal Matte, e si chiama così perché ha una fila tutta di pigmenti pressati, proprio come questi. Una fila di Metal Crush e una fila di matte. È bellissima, bellissima. Quindi, anche se qui, anche qui con Velvet, quindi il Borgogna, e con Ribbon, Moss, ma quelli un po' più scuri, anche qui ho un po' di difficoltà ad avere un payoff pieno quando appoggio il colore. Io non vi so dire perché. Nella sfumatura sono facilissimi, i metallici si applicano che è una meraviglia. Ho difficoltà a stratificare il matte in maniera uniforme sulla base dell'occhio. Però sicuramente la Metal Matte, se arriva, ne dobbiamo parlare perché è una palette sicuramente che merita. Poi della Shade and Light c'è anche la versione viso, quindi la palette da contouring in polvere. Vi ricordate che ve ne ho parlato 2 anni fa quando è uscita? E purtroppo il mio feedback è stato medio, nel senso che buona palette, io avevo un po' di difficoltà a sfumarla perché la trovavo troppo pigmentata per una palette da contouring, nel senso, per un professionista, per chi lo fa abitualmente, sì. Io mi ricordo, ragazzi, che quel video, che è vecchissimo, e se lo trovo ve lo metto, io mi macchiavo nel video, cioè l'appoggio ero in difficoltà e poi cercavo di sfumare. Io mi ricordo di essere stata, che mi sentivo in difficoltà per questa cosa, perché obiettivamente devi prenderne poco, sfumarlo molto bene. Diciamo che non è smart di utilizzo, ma non sto dicendo che sia una cattiva palette. E successivamente hanno proposto lo Shade and Light Eye, quindi il pennello per occhi, e il pennello per viso. Il pennello per viso, sempre in una bara anche lui, e mi piace molto la parte a uovo, quindi per l'applicazione, il setting delle luci. Non mi piace la parte angolata perché per me ha troppo poco pelo, proprio troppo pochi peli, e quindi è molto un po' vuotino, quindi no. Mentre quell'occhi l'ho preso perché è fatto in questo modo. In particolar modo, la parte a penna è meravigliosa. La parte da blending è comunque un pennello a penna, quindi non è tanto per strutturare un trucco completo quanto appunto per fare posizionare chiaroscuri. Quindi, se noi ad esempio, ne prendo una ad esempio per farvi capire cosa intendo. Ad esempio, prendo la Sage. Col suo pennello cosa farei? Ok? Prendo il verde più scuro. E con no, anzi, prendo il, scusate, prendo il medio e inizio a strutturare la piega, no? Poi prendo il mio blender, il mio pennello da blending e sfumo. Poi vado col verde ancora più scuro, lo giro e vado proprio a lavorare con la punta, la V esterna, e poi col mio blender lo sfumo. Poi vado a riprenderlo anche nella rima inferiore. Insomma, riuscite proprio a strutturare il chiaroscuro. Ed è un pennello, secondo me, molto furbo come forma per questa cosa, specialmente per i posizionamenti. Non è a basso costo, tant'è vero che io non ho voluto prendere altri pennelli viso di Kat Von D perché mi interessava molto il pennello da fondotinta. Però la ragazza, insomma, che si occupa di Kat Von D a Milano, mi ha detto: Giulia, guarda, secondo me ha una forma che ha molto senso per il suo fondotinta, perché è molto molto denso, molto duro, e quindi o usi un fondo a pasta molto ricca, o se no è inutile, e allora l'ho mai passato. Poi questa io l'ho presa l'anno scorso, mi sembra, di Kat Von D, ed è la True Romance. Fa parte delle palette un po' più piccole che erano uscite, fatte in questo modo, ve le ricordate? Questa è la Lady Bird ed è tutta opaca, e aveva all'interno la matita più delle matite degli eyeliner. Era un kit. Questa è bellissima per quanto mi riguarda. Una cosa che ho notato però è che la qualità non si equivale sempre. Cioè, alcune palette di Kat Von D ne ho vecchie, le trovavo meno buone, poi nel tempo è migliorata la qualità, però ho questo problema con i matte scuri. Quindi diciamo che un po' l'idea è quella. Di questo kit, quando escono questi kit, ragazze, vale sempre la pena, perché pensate che questa palette usciva con la matita dentro che vedete, e poi ce n'è anche un'altra. Queste sono le autograph pencil, sono le matite, e a me piacciono molto le matite di Kat Von D. Io ho la nera, la Pure Amour, che è la nera, e la Immortal Love, che è la marrone doppia, perché una era già dentro la palette. Hanno un'ottima scrivenza, sono morbide, ma tendono a fissarsi abbastanza bene, ma sono anche facilmente sfumabili. Quindi comunque medie, medie. E poi c'era l'eyeliner che si chiama Lightning Liner Feutre de Metal Lourdes, nel color Jet,
che è un eyeliner che esce, vedete, ruotando, grigio metallico glitterato coi peletti. Quindi adesso in gamma non credo troviate questo glitterato perché credo fosse una limited così, però trovate, guardate che bello che è un grigio metal a base nera, però trovate gli altri perché non vi confondete, in gamma anche da Sephora Italia trovate due tipi di eyeliner, quelli coi peletti come questo e il famosissimo Trooper, scusate Trooper, il Tattoo Liner, perché Trooper è il nome del colore nero e si chiama Trooper anche quello coi peletti. Quello famoso è il Tattoo Liner, che è il loro eyeliner waterproof. Ora, io chiederei gentilmente al cameraman di portarmi uno spruzzino con dell'acqua tipo il tonico spray che c'è di là, di Kiehl's, qualsiasi cosa, perché vi voglio far vedere una cosa su questo eyeliner. Innanzitutto, mi piace? Sì, esteticamente è molto bello, sicuramente molto facile da usare, anche questo ha dei peletti, ma li ha sintetici. Più sottili, più appuntiti, molto più acuiti di questo che vi ho fatto vedere prima. Infatti, con quello io ho difficoltà ad avere una linea sottile, con questo no. Però vi faccio vedere. La riga è bella nera, però a me è capitato di tenerlo un giorno, non a testa in giù, e non era così tanto nera. Ok, eyeliner in penna, non è colpa dell'eyeliner. È molto semplice da usare per il tipo di forma che ha. Riuscite proprio perfetto, riuscite proprio a. Avete capito? Però vi voglio far vedere una cosa. Cioè, è waterproof la traccia, forse? Sapete perché vi ho fatto questo esperimento? Perché io l'ho messo. Ho fatto il trucco, ho fatto prima gli occhi, quindi si è asciugato. Qui c'è scritto waterproof. Ho finito il contouring, blushing, bling bling bling. Mi metto questa, spruzzo e mi vedo la codina che fa. Ho What? Quindi, paradossalmente, guardate il suo amico di fianco. Il suo amico di fianco, se lo tocco viene via, ma se non lo tocco sta lì. Lui no, lui ciaone. Quindi questo a onor del vero, devo dire. Fondotinta, mi avete chiesto in tantissime del fondotinta. Il fondotinta lo acquistai sempre circa 2 anni fa, quando uscì la Shade & Light, quindi feci un acquisto unico. Purtroppo io non mi ci sono trovata tanto bene. Uno perché è veramente pesante fino all'inverosimile, ma lì sapete che a me piacciono i mascheroni, io uso i fondi molto coprenti. Solo che appena steso è bellissimo. Su di me, dopo 20 minuti, mezz'ora, inizia a texturizzarsi sulla pelle, cioè mi evidenzia i pori, tende ad aprirsi un po', non mi fa una bella pelle, mi texturizza la pelle in senso negativo e quindi io non, no, non mi ci vedo, non mi ci piaccio, ecco. Invece con il correttore è amore puro. Io ho il colore Light 15 Neutral. Correttore ad alta coprenza, 24 ore, crease proof, full coverage e hydrating. Io toglierei hydrating, però comunque non è secco come altri correttori full coverage come questo. Questo stratificandolo ci coprite un tatuaggio, ma anche col fondotinta. Cioè, se io mi trovassi bene con la texture del fondotinta, potrebbe essere da inverno il mio fondotinta preferito. Questo ha una texture bellissima, super coprente, ve lo faccio vedere sul tatuaggio, super coprente, e ben divisa secondo me in sottotoni, avete tanti colori, però una volta che l'ho fissato non mi si sposta e non mi texturizza il contorno occhi, quindi non mi fa vedere le schifezzuole delle mie rughettine, delle mie stanchezzuole, eccetera. Cioè, guardatelo sul tatuaggio. What? Cioè. Ok, poi ragazze, quando voi vedete i video sulla copertura dei tatuaggi, anch'io lo faccio per lavoro, ma si stratifica, cioè, correttore, fissi, tanto, lavori a strato. Qui è una passata sola, anche un po' velocemente, un tatuaggio nero, non è male. Correttore, veramente, mi sento di consigliarvelo spassionatamente, specialmente se ricercate alta coprenza e appunto non vi dà fastidio la texture spessa, ma non troppo secca. Poi, altra cosa di cui assolutamente dobbiamo parlare sono i lipstick, quindi i famosissimi.
rossetti di Kat. Io ne possiedo due e sono, il packaging è sempre molto rock, sembrano tutte delle borchie, belli. Il primo che ho acquistato è Bauhaus, che ho da un annetto circa, e poi invece possiedo Bachelorette, che mi fu regalato da un'amica. Allora, il mio primo feedback con Bauhaus è stato super negativo, perché mi è arrivato, io ho fatto così, e si è completamente staccato dal bullet. E vi giuro che non l'ho tirato fuori molto, non ho fatto niente. È un rossetto, infatti è rotto, quindi devo tenerlo dentro. Il rossetto è sicuramente un super opaco. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Il colore è meraviglioso su carta, esiste anche in versione liquid lipstick, abbastanza uniforme per essere un prugna così scuro, però a me seccano tantissimo le labbra, ma issimo, sono poco confortevoli all'indosso e cioè secondo me di rossetti anche ultra matte di formule ce ne sono nettamente migliori, Mulac ad esempio per dirvene uno. Poi ho notato che cambia leggermente la texture da colore a colore. Ad esempio, Bauhaus è più secco dei nude che ho provato da Sephora. Ne volevo prendere un altro, giusto per farvelo. Ah, già, Bachelorette. Innanzitutto non mi si è staccato subito dal bullet, però balla. Però è meno secco di Bauhaus, che secondo me dà del suo peggio. Quindi, ad esempio, guardate già, guardate la resa pigmento. Vedete Bachelorette com'è molto più uniforme di Bauhaus e come l'ho steso con più facilità? Quindi secondo me se avete voglia di provare i lipstick di Kat Von D, io vi consiglierei di, se vi capita, se potete ovviamente, o di comprarne uno, o di cercare le review, o di, se potete, provarli in store. Perché secondo me, almeno da quello che ho visto io su di me, e quelli che ho provato anche in store, che però non mi sono sentita di comprare perché comunque non è la mia formula preferita, però cambia la performance e anche la piacevolezza di indosso da colore a colore. Questo succede con tantissimi marchi, però a onor del vero ve lo devo dire. Perché io Bauhaus non riesco a portarlo, a meno che io non esca 20 minuti. Andiamo poi a quello che forse è la cosa che incuriosisce più di tutte voi, più tutte voi, che sono i famosissimi Everlasting Liquid Lipstick. Innanzitutto vi devo dire che se ho capito bene, stanno per essere riformulati. Quindi, ha senso che io ne parli? Beh sì, finché sono in vendita sì, chissà quanto ci vuole a riformularli. Io ne ho uno full size che fu un regalo ed è il famosissimo Lolita, il top seller indiscusso del marchio, packaging sempre gothic, sempre tattoo, bello, indiscutibilmente bello. Lolita poi è uno proprio dei miei colori must have come gusto personale, questi nude terracotta medi, io vado pazza per questi colori, veramente pazza. E per me sono troppo secchi. Ragazze, io vi giuro, come vedete, e poi tante cose non ve le ho messe qui perché non sono più recenti. Io ero una di quelle persone che, cioè, impazzivo per Kat Von D già da LA Inc. prima che facesse la sua linea di make-up. Quindi, cioè, ho cercato di acquistare più cose possibili anche dall'estero quando uscì la sua linea di trucco. Però sono molto combattuta. Cioè, sono forse più le cose con cui non mi trovo che quelle con cui mi trovo bene. Le tinte per me sono molto asciutte, cosa comoda però ad esempio escono dei kit come questo, che è quello che mi vedete indosso, che si chiama Everlasting Lip Duo, che sarebbe per fare l'ombre come ho fatto io oggi, però cioè, le potete applicare anche separatamente. Ad esempio qui c'è Suspiria, che è un Radiant Orchid puro, e poi c'è Melancolia, o Melancolia, Melancolia sai, no? Che è un rosa baby, messo così questo è l'effetto. Mi fa un. Vedete un po'? Però a me un po' tutte le tinte tendono a farmi la linea perché ho il labbro interno molto umido, avendo le labbra un po' piccole. Vi faccio vedere. Lo vedete che si staccano i pezzetti? Cioè io trovo di me, ragazze, è questo il fatto. Quando si parla tanto di un marchio, quando si arriva ad aspettarlo tanto, a fare migliaia di ordini, io ho delle aspettative alte, probabilmente il problema sono anche le aspettative. Poi vabbè, torniamo a noi. Lolita 2, che è la seconda versione di Lolita, forse ancora più bello di Lolita 1, è più arancio, che è questo, ad esempio. E poi possiedo Eco, che è il blu. Che guardate, per essere un blu viola,
La performance della pasta è perfetta, cioè guardate che coprenza. Bellissimi, tra l'altro, queste che all'estero, queste qua le danno anche in omaggio, le comprate coi punti. Questa me la porta sempre una di voi. Questa invece ho dovuto fare un ordine da Sephora di quelli grandi per averle mini taglie. Però ecco, se quando trovo queste, magari le prendo. Non comprerò più full size a meno che non cambi la formula perché poi vedete mi fa tutto un po' sgrinzolino, non lo so, non, no. Quindi, vi stavo dicendo, ecco, io sono un po' combattuta. Se però voi desiderate che io vi recensisca, ad esempio, la cipria da setting che sono andata a vedere, però è un po' luminosa, o sento parlare molto bene del setting spray, insomma, se volete che io vi provi altri prodotti, io vado, li compro e ve ne parlo, perché il canale lo sapete, io ce l'ho per voi. Però in generale, ecco, questo è il mio feedback. Così sapete cosa ne penso e cosa sicuramente vi consiglio. Se arriva la Metal Matte è assolutamente consigliata. Il correttore meraviglioso. La Shade and Light Eye vale la pena. Sicuramente i pigmenti pressati sì. Il resto per me no o ni. Spero di esservi stata utile, ragazze. Io vi mando un bacione grandissimo. Se vi è stato utile il video, un bacione.